2 milioni di copie vendute, potremmo dire anche quasi 3, tanta voglia di continuare a scrivere. Da dove nasce la sua grande fonte di ispirazione? Dalla mia città, Napoli è una fonte di ispirazione costante, è bellissima e racconta storie, l'ho sempre fatto, quindi basta collocarsi nei pressi di un luogo qualsiasi di Napoli per reperire le storie, quindi è la mia città che mi racconta storie. Sono molto contento di averlo scritto perché mi ha fatto ritrovare tutta una serie di vecchi amici e poi ha incontrato il favore dei lettori, di primo in classifica, quindi sono ancora più contento. Non è un bel periodo, i giovani non hanno molte ragioni di ottimismo e non hanno molte cose belle davanti. Bisogna dire ai ragazzi di trovare sostegno e di credere nel futuro, perché il futuro può essere molto facilmente migliore del presente, con tutte le guerre e le tragedie che ci sono in giro. I ragazzi hanno bisogno di avere degli ideali. Questi ideali li dobbiamo fornire noi, ma loro devono coltivarli, quindi dobbiamo lavorare noi per loro e loro per noi. Ma il film è bello, un bel film, io sono stato contento di aver partecipato e sembra incredibile dover ricordare come se fosse una cosa successa 10 anni fa, una cosa che invece è successa solo l'anno scorso. Però mi sembra che la società stia ponendo le premesse adesso per ritrovare qualche ragione di ottimismo, speriamo bene. Maurizio De Giovanni è un gradito ospite che ritorna, diciamo, a Manzoni e chiude nella maniera migliore il progetto biblioteca, il progetto degli incontri con gli autori, ed è sicuramente una delle risorse che a livello internazionale portano l'Italia in alto nel mondo. La possibilità di averlo qui a Caserta per il liceo Manzoni è naturalmente un momento di grande gioia per noi tutti. Si chiude con Maurizio De Giovanni, con la presentazione di Pioggia, un anno che il Dipartimento delle Lettere del liceo Manzoni e il progetto biblioteca hanno dedicato all'incontro ragionato con gli autori, e i ragazzi e le ragazze hanno avuto la possibilità di interagire dal vivo e dal vero con questi grandi interpreti della cultura. Il ritorno di Maurizio De Giovanni, del patrocinio morale di Quarto Sfide, con Maria Laura Labriola che sarà la moderatrice dell'incontro, ed il patrocinio della grande famiglia rotariana del Caserta Luigi Vanvitelli, Rotary, Rotaract e Dinnerwheel. Naturalmente è chiaro che la possibilità di avere un grande maestro della narrativa italiana, la possibilità di discutere con lui del libro che i ragazzi hanno già letto, i loro docenti, è una parte conclusiva di una progettazione che ha portato anche quest'anno, forse più degli altri anni, al Liceo Manzoni grandi soddisfazioni. Non si conta il numero dei ragazzi premiati per le attività didattiche e per l'attività fuori aula, e questo ci dà il senso e il sigillo di un'azione formativa e progettuale che è spesa bene. Quindi il mio è sicuramente un ringraziamento a tutto il mio staff, alla coralità del Liceo Manzoni, che è sempre impegnato a vantaggio delle giovani generazioni che le famiglie, viva Dio, ci affidano con entusiasmo. E anche l'anno scolastico volge al termine. Quali progetti per il futuro del Liceo Manzoni, che è sempre in crescita? Beh, oddio, concludiamo quest'anno, rendicontiamo come si fa in tutte le aziende, in tutte le pubbliche amministrazioni, e poi ci rilanceremo sicuramente con grandi novità. Il prossimo anno sarà il primo anno del liceo sportivo di ordinamento, ma sarà anche l'anno della nuova progettazione che sicuramente confermerà quelli che sono i punti di forza del nostro asset, ma sarà anche un nuovo anno con tante tante nuove novità, con tante novità e tante, come dire, idee che già sono al nostro studio. Un grande anno di ricerca, un grande anno di formazione e di sviluppo, e sempre un anno rivolto al protagonismo dei nostri studenti.